Ci prendiamo qualche momento perché siete molti stamattina e quindi così vi intrattengo mentre aspettiamo che accedano tutti i partecipanti. Questa diciamo che è l'ultima delle attività, dei webinar che organizziamo come Europe Direct Roma Innovazione per quest'anno, ma non ci lasceremo qui perché ricominceremo presto tra fine gennaio e marzo con nuove attività. Poi vi do qualche indicazione su come poterci seguire sulle attività prossime. Intanto oggi, come sapete, è una giornata che sarà interamente dedicata alla presentazione del futuro periodo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e a questo nuovo strumento che è stato pensato in seguito all'emergenza Covid, che si chiama Next Generation EU. Vi do alcune indicazioni operative, sia le slide ma anche la registrazione del webinar saranno disponibili dopo l'evento alla pagina dedicata all'evento che avete utilizzato per registrarvi. Una volta terminato l'evento, dateci qualche giorno di tempo per poter rendere disponibili sia la registrazione che le slide, così come dateci tempo anche per attestare la vostra partecipazione. Dopodiché vi sarà inviata una mail in cui si dirà che la vostra partecipazione è stata attestata e da quel momento in poi potete compilare il questionario di valutazione sull'evento e contemporaneamente anche scaricare l'attestato di partecipazione. Devo avvertirvi un'altra cosa, per coloro che non hanno fatto in tempo stamattina a registrarsi e che quindi sono entrati con un ingresso di ospitante, per questo gruppo di persone non è possibile avere l'attestato di partecipazione. L'attestato di partecipazione è disponibile solo per chi si è correttamente registrato all'inizio dell'evento come attraverso la pagina dedicata. Ancora volevo ricordarvi alcune cose, che noi abbiamo un sito di riferimento che è il nostro focus web europa.formex.it, che è il sito web che noi utilizziamo per aggiornare tutti i cittadini su programmi, politiche, ma anche sui finanziamenti diretti dell'Unione Europea. In particolare noi abbiamo anche delle banche dati, la banca dati dei bandi scadenza, dove sono raggruppati tutti i bandi che vengono pubblicati nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Abbiamo una sezione dedicata agli eventi, eventi che sono organizzati sia dalla Commissione Europea, dalle varie direzioni generali della Commissione Europea, ma anche eventualmente anche di altri Europe Direct presenti sul territorio nazionale. E poi ancora abbiamo delle banche dati dedicate ai finanziamenti, agli strumenti finanziari diretti dell'Unione Europea e quindi abbiamo sia l'attuale banca dati di questo periodo di programmazione 2014-2020, così abbiamo già preparato quella che sarà il contenitore dei futuri finanziamenti, quelli che partiranno dal 2021 e che scadranno nel 2027. Attualmente quello che trovate all'interno di questa banca dati programmi comunitari 2021-2027 sono solo le proposte che ancora non sono state adottate in via definitiva dalla Commissione, dall'Unione Europea. Lo saranno prossimamente, noi speriamo, entro fine dicembre o inizio anno e quindi poi pian piano aggiorneremo la banca dati e faremo diventare queste proposte in definitive. Ancora vi ricordo che sulla pagina Europa avete la possibilità di trovare il nostro account Twitter, così come di recente abbiamo anche aperto un canale YouTube e in più avete la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter. Anzi, e qui ci colleghiamo diciamo al punto di prima. Se volete essere informati sulle nostre iniziative future, vi chiediamo di iscrivervi alla nostra newsletter. Questo perché per un problema di DGPR noi non possiamo più utilizzare le mailing list, diciamo, degli eventi ai quali partecipate.
L'unica mailing list che noi possiamo utilizzare è quella per iscriversi alla newsletter, perché lì dovete dare un esplicito consenso al fatto che noi possiamo utilizzare le vostre mail per inviarvi gli inviti, per le nostre attività. Quindi, cortesemente, se volete essere aggiornati sulle attività che organizzeremo in futuro, vi consiglio di iscrivervi a questa newsletter. In più, vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione attraverso uno sportello informativo che ai tempi del Covid, quindi in questo momento, è essenzialmente uno sportello online. Potete inviarci una mail a europedirect@formez.it e noi vi inviamo un link per poi poterci incontrare online. In realtà il link vi rimanda a questa piattaforma dove possiamo incontrarci virtualmente e quindi darvi tutte le indicazioni necessarie. Come vi dicevo, abbiamo un account Twitter e in più abbiamo un canale YouTube che vedete in questa pagina. In più, una piccola novità: noi fino ad ora, con le nostre notizie, abbiamo aggiornato alcuni canali web del Formez, in particolare Europa, che è il canale web dello Europe Direct Roma Innovazione, insieme alla pagina programmicomunitari.formez.it. Ma con le nostre notizie, noi aggiorniamo anche il canale Innovazione digitale del Formez, e di recente ci stiamo lavorando in questi giorni anche un nuovo canale che si chiama formazione.formez.it, dove troverete sia le notizie di tutta la formazione che viene organizzata diciamo dal Formez, ma anche tutto ciò che c'è a livello di politiche e di informazione da parte dell'Unione Europea. Io a questo punto lascerei la parola al responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia dell'Unione Europea, Claudia De Stefanis, per alcune note introduttive. Quindi chiedo cortesemente alla dottoressa De Stefanis di rendersi visibile e di collegarsi con il microfono. Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia. Abbiamo deciso insieme con Europe Direct Roma Innovazione di organizzare questo seminario di formazione sulla programmazione 2021-2027 dell'Unione Europea e sul Next Generation EU, perché sono temi di assoluta attualità in questi giorni, ci arrivo tra poco. Come è nato tutto questo? Lo ha ricordato Claudia, grande crisi in primavera, l'Europa era da un bivio sostanzialmente, perché il problema era che molti stati non, il rischio era proprio che molti stati non fossero in grado di fronteggiare gli effetti della crisi e di risollevarsi allo stesso ritmo tutti insieme. Quindi c'era un rischio enorme di frammentazione del mercato unico e di fronte ad una crisi senza precedenti, l'Unione Europea ha pensato di varare delle misure senza precedenti e quindi la Commissione Europea a maggio ha presentato un pacchetto che comprende appunto Next Generation EU, uno strumento per la ripresa, anzi un insieme di strumenti per la ripresa di cui poi parlerà Mauro Cappello, e un potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea 2021-2027, con un duplice obiettivo, quello di riparare l'Europa e quello di prepararla per il futuro. E Next Generation EU, un pacchetto da 750 miliardi di euro, la Commissione prende sui mercati finanziari fondi e li trasferisce agli Stati membri, e quindi aumentando il bilancio a disposizione sotto forma di prestiti, sotto forma di sovvenzioni. Quindi l'obiettivo è anche mostrare il potere forte della solidarietà, cioè investire insieme a 27 per combattere questa crisi. Però ovviamente significa spendere risorse che poi dovremo ripagare, che dovremo ripagare negli anni a venire, e quindi in qualche modo significa prendere in prestito risorse dalle future generazioni. Questo significa che questi investimenti dovranno essere fatti per le future generazioni, perché sono quelle che dovranno affrontare delle sfide nel futuro e quelle che dovranno ripagare queste risorse. E quindi l'obiettivo di questo pacchetto è di modernizzare l'Europa, di renderla più verde, quindi per esempio un terzo, oltre un terzo degli investimenti previsti nell'ambito di Next Generation EU sarà dedicato, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Di renderla più digitale, è in corso questa trasformazione digitale dell'Europa, il decennio digitale come è stato definito, e quindi questo è un altro degli obiettivi, e di rendere l'Europa più resiliente, cioè in grado di affrontare le sfide attuali e quelle future
in maniera più adeguata rispetto alla situazione attuale. E tutto questo appunto a beneficio delle future generazioni. Questo pacchetto presentato dalla Commissione a maggio poi è stato oggetto di un lunghissimo negoziato di 4 giorni insieme al Consiglio europeo, quindi al vertice dei capi di Stato e di governo a luglio, che ha concordato alla fine un pacchetto da 1.800 miliardi di euro che mette insieme appunto Next Generation EU e il bilancio 2021-2027. E poi è iniziato il negoziato, cioè iniziato, è continuato il negoziato tra i colegislatori, quindi Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, un negoziato molto travagliato e molto complesso in cui il Parlamento ha voluto mantenere il punto soprattutto sulle dotazioni finanziarie dei programmi faro dell'Unione europea, Erasmus, Horizon e così via, fino a che si è arrivati ad un accordo politico il 10 novembre. Quindi sembrava fatta, e invece due stati membri, Ungheria e Polonia, hanno bloccato questo processo. Al momento è in corso un forte tentativo della presidenza tedesca di turno del Consiglio dell'Unione Europea di risolvere la questione, legato al meccanismo dello Stato di diritto. Perché questo? Perché a luglio i capi di Stato e di governo avevano concordato appunto di inserire questo meccanismo di condizionalità per proteggere il bilancio dell'Unione Europea e Next Generation EU dalle eventuali violazioni delle regole dello Stato di diritto. Polonia e Ungheria vogliono invece svincolare l'uso dei fondi europei dal rispetto di queste regole e quindi si è creata questa situazione che speriamo venga sbloccata, probabilmente lo sarà, si parla di una dichiarazione interpretativa nelle conclusioni del prossimo Consiglio europeo, ci sarà il 10 dicembre, vedremo quale sarà la soluzione. Se così sarà, poi ci sarà veramente pochissimo tempo per fare tutto il necessario per adottare tutto questo pacchetto, quindi Next Generation EU, il regolamento sul quadro finanziario pluriennale, l'accordo interistituzionale, la decisione sulle risorse proprie, cioè sulle entrate dell'Unione Europea, che peraltro deve essere anche ratificata dagli Stati membri, e poi tutta la legislazione settoriale. Su questo almeno una parola di conforto perché è proprio di qualche giorno fa, il 1° dicembre, si è raggiunto un accordo politico provvisorio tra Parlamento europeo e Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sulle norme aggiornate relative ai fondi strutturali. Quindi teoricamente, insomma, il regolamento che poi serve per la politica di coesione il testo potrà essere finalizzato, insomma, a inizio dell'anno prossimo sotto la Presidenza portoghese. Sembrerebbe essere un buon segnale. Diciamo che se le cose non andassero così, quindi se il regolamento, se tutta l'adozione del quadro finanziario pluriennale dovesse slittare, questo significherebbe adottare il sistema dei dodicesimi, quindi un dodicesimo dell'attuale bilancio. E non è una situazione inedita, perché si è verificata già nel corso degli anni 80 quattro volte, ma è una situazione sicuramente inusuale. E ci metterebbe in grande difficoltà, perché la programmazione 2014-2020, la base giuridica di molti di questi programmi, finisce con la fine del 2020. E questo significa che non potrebbero essere fatti impegni di spesa a titolo di questi programmi nel 2021, quindi che la programmazione non parte Horizon, non parte Erasmus e non parte nemmeno Next Generation EU. Questo è uno degli aspetti più importanti. Ma come dicevo, la speranza è che si trovi in extremis una soluzione e questo quindi possa decollare. E quando sarà così, quando tutto questo pacchetto sarà adottato, beh, sarà il più grande mai finanziato con il bilancio dell'Unione Europea. E su questo forse dovremo aspettare un po' di tempo per capire la portata storica di questo pacchetto. Probabilmente ci vorrà qualche anno per capire qual è l'importanza. Pacchetto che gioca su due aspetti, investimenti e riforme. E l'aspetto investimenti arriverà una quantità molto forte di risorse che dovranno essere investite in maniera intelligente e anche rapidamente. Quindi su questo ovviamente ci sarà la necessità di fare delle scelte di qualità. L'Italia ha quindi l'occasione di rialzarsi, di fare anche le riforme che sono necessarie, che sono indicate nelle raccomandazioni paese che la Commissione produce in seno a quel processo che si chiama semestre europeo e che è legato a questo Next Generation EU, quindi per esempio velocizzare la giustizia, snellire l'amministrazione pubblica. Si apre una finestra di opportunità in cui sarà veramente necessario un approccio strategico
agli investimenti. Quindi è utile parlarne ora per capire bene qual è il possibile impatto sul nostro paese, le opportunità che si aprono. E quindi abbiamo deciso, anche se ancora appunto il pacchetto non è stato svincolato, di iniziare a parlarne, di dare tutti gli elementi, proprio addentrarci nel funzionamento di questi strumenti. E per questo abbiamo chiesto a Mauro Cappello, che è esperto di fondi europei, di farci questa formazione. Io non andrei oltre, direi mi fermo qui e gli lascerei qualche minuto in più, anche perché siamo, credo, leggermente in ritardo rispetto al programma, sperando che questa formazione possa appunto essere utile a capire di più come funzionerà questo insieme, questo pacchetto, bilancio e Next Generation EU. Io vi ringrazio. Grazie a te Claudia per questa introduzione. Voglio anche dirvi una cosa, questa è una prima formazione, ma abbiamo in programma di continuare a trattare questo tema nel 2021, quindi ci saranno ulteriori puntate che man mano che verranno approvati i vari programmi ci spiegheranno un po' meglio appunto questi vari strumenti che poi saranno approvati. Intanto lascio la parola all'ingegnere Mauro Cappello che ci spiegherà un po' questi due strumenti. L'ingegnere Cappello è un docente dell'Università Roma Tre ed anche dell'Università della Tuscia, oltre ad essere sia un consulente della rappresentanza d'Italia della Commissione Europea e anche del Formez. Prego, dottor Cappello, le lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei esprimere prima di tutto il mio ringraziamento alla rappresentanza della Commissione europea in Italia per la fiducia che sempre mi rinnova e per questa opportunità professionale di oggi. Ringrazio anche il Formez per l'ospitalità sulla sua piattaforma e per la collaborazione nell'organizzazione di questa giornata formativa. Come è stato già ampiamente detto, il mio intervento riguarderà due temi, diciamo, di strettissima attualità, uno in particolare, il Next Generation EU. Voi lo sentite spesso chiamare Recovery Fund ed è un'addizione un po' impropria perché lo vedremo fra poco. Next Generation EU è un qualche cosa di più ampio rispetto allo strumento di ripresa e resilienza che comunque prevede la maggior parte delle risorse, ma nel momento in cui noi parliamo del prossimo futuro dobbiamo tenere diciamo, in considerazione tutte le risorse che noi potremo utilizzare. E poi la programmazione 2021-2027. Come diceva bene la dottoressa De Stefanis, ha spiegato in maniera molto precisa, la situazione attuale è una situazione diciamo, di prossimità alla conclusione, così ci auguriamo tutti, di tutta quella che è la parte programmatoria e politica che avvia ogni settennato. E perciò quanto io vi dirò si basa sulle bozze di regolamento che noi oggi abbiamo disponibili. E quindi qualche cosa potrebbe, diciamo, nella versione definitiva variare. Penso poco, poco o forse nulla. Quindi non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti rispetto alle bozze dei regolamenti che sono circolate e che sono attualmente, diciamo, oggetto di trattativa politica. Andiamo a vedere subito, scusate, vado avanti. Perfetto. Ecco, andiamo a vedere subito che cos'è Next Generation EU. Allora, Next Generation EU è uno strumento, diciamo, un'iniziativa europea nuova, inedita, come diceva la dottoressa De Stefanis, che mira a ricostruire il tessuto economico dell'Unione Europea devastato dalla crisi post-Covid-19. E le stime che sono state fatte sui danni che la pandemia ha prodotto all'economia europea sono delle stime veramente da guerra mondiale. E essendo così forte il danno, l'Europa ha voluto dare anche una fortissima risposta. Una risposta che segue ad un altrettanto inedito pacchetto che fu fatto in primavera ed era il CRII Plus, cioè Coronavirus
Investment Initiative, con il quale la Commissione europea aveva di fatto tolto la gran parte dei vincoli che gravavano sui fondi europei a finalità strutturale di investimento nel periodo 2014-2020, dando la possibilità ai vari Stati membri di poterlo utilizzare secondo le necessità più impellenti e quindi dare risposta soprattutto alle esigenze di crisi sanitaria derivante dalla pandemia. Come si finanzia questo nuovo strumento? Si finanzia fondamentalmente attraverso due canali. Il primo è un temporaneo aumento al 2% dei versamenti che gli Stati membri faranno al bilancio comunitario. Normalmente ogni Stato membro versa l'1% del reddito nazionale lordo e per finanziare Next Generation ci sarà un temporaneo aumento al 2%. Ma la cosa che veramente entrerà nella storia dell'Unione Europea è il secondo canale di finanziamento che prevede l'emissione di obbligazioni sul mercato dei capitali. In questo l'Unione Europea intende fare leva, tesaurizzare, se vogliamo, il suo rating finanziario assolutamente eccellente, che attualmente è AAA, quindi il massimo. E su questo quindi farà leva per andare sul mercato dei capitali e reperire capitali. Chiaramente questi capitali, come diceva la dottoressa De Stefanis, dovranno essere poi ripagati perché disporremo di una serie di risorse molto ingenti, ma queste risorse una parte cioè, le avremo in prestito e quindi le dovremo ripagare. Questi pagamenti andranno avanti fino al 2058. E dunque è chiaro che coinvolgeranno i nostri figli, e in alcuni casi potremmo dire anche forse i nostri nipoti, e quindi abbiamo il dovere di utilizzare questi fondi nel modo migliore possibile e soprattutto tenendo sempre presente che stiamo utilizzando i soldi dei nostri figli. L'ha detto la Presidente von der Leyen, per la prima volta l'Unione Europea chiede con Next Generation EU in prestito i soldi ai nostri figli. Ecco. Questo è un dato che noi dobbiamo conoscere perché ci deve responsabilizzare e per essere responsabili dobbiamo chiaramente essere informati. Vediamo quindi che cos'è questo come opererà Next Generation. Beh, avrà delle linee strategiche di indirizzo concentrate per il 50% dell'importo sulla modernizzazione e tramite, per esempio, la ricerca e l'innovazione che vengono portate avanti con il potenziamento del programma Orizzonte Europa. Tramite le transizioni climatiche e digitali eque, attraverso il Fondo per una transizione giusta e il programma Europa Digitale. Come sapete, infatti, uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello di diventare un continente climaticamente neutro e quindi non avere più processi che siano industriali o di produzione di energia o quant'altro che possano creare danno al nostro pianeta. La preparazione, la ripresa e la resilienza attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza è la terza, diciamo, linea strategica di indirizzo e un nuovo programma per la salute, EU for Health. Ecco, il tema della salute era tornato di grande attualità durante la primavera scorsa, proprio a seguito della pandemia, ed era destinatario di una serie di misure molto importanti già all'interno del pacchetto CREI Plus. Le politiche tradizionali, come la politica di coesione, la politica agricola comune, continueranno ad avere gli finanziamenti che hanno sempre avuto. Vorrei ricordare anche che quest'anno, questo periodo, scusate, di programmazione che ci apprestiamo a cominciare il 2021-2027, il primo periodo di programmazione. Mauro, chiedo Prego. scusa. Mauro, scusa se ti interrompo, dovresti allontanare leggermente il microfono dalla bocca perché sentiamo Così va male. meglio? Prova un Così va po'. meglio? Sì, Va va meglio così, meglio, perfetto, grazie, grazie, grazie mille. scusate. Stavo dicendo che un altro elemento di assoluta novità è
che questo bilancio, il 2021-2027, è il primo bilancio che verrà fatto senza il contributo del Regno Unito. E quindi chi segue gli affari europei e lo fa o per lavoro o per passione, io lo faccio per tutti e due i motivi. Ricorderà che era nata una certa discussione intorno a questo tema, e cioè se le politiche, per esempio, di coesione dovessero continuare ad essere finanziate nel successivo bilancio 21-27. Fortunatamente si è deciso di proseguire, di mantenere il livello degli investimenti costante, cioè non scendere, non ridurre gli importi destinati alla politica di coesione. Quindi vorrei anche dire che l'Europa sta facendo uno sforzo aggiuntivo e che deve essere considerato anche alla luce dell'uscita del Regno Unito, che, lo ricordo, è diciamo, fondamentalmente uno dei partecipanti più importanti al bilancio comunitario, il quarto partecipante al bilancio comunitario, e quindi con questa difficoltà aggiuntiva in più. Abbiamo detto quindi che il 50% dell'importo destinato alla modernizzazione, il 30% verrà invece destinato alla lotta ai cambiamenti climatici, ok? Quindi in questo senso si va a sostenere in misura molto importante, con questa fondamentalmente simile a una concentrazione tematica, si va a sostenere in modo importante proprio il tema della transizione verde, dei cambiamenti climatici, del rispetto del nostro pianeta. Andiamo a vedere come sarà strutturato questi 750 miliardi di euro. L'importo lo ha presentato giustamente, come era giusto che fosse, la dottoressa De Stefanis. È un importo che vede due importanti scadenze. Allora, teniamo presente che entro il 31 dicembre 2023 bisognerà aver concluso tutti gli impegni giuridici, cioè gli impegni giuridicamente vincolanti, ovvero i contratti, per esempio, dovranno essere sottoscritti entro questa data, mentre per i pagamenti avremo tempo fino al 31 dicembre 2026. Le date si prestano a un'altra considerazione. Noi abbiamo che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 l'Italia, ma come l'Italia tutti gli altri stati membri, dovranno confrontarsi con una prova particolarmente impegnativa, perché in questo periodo di tempo, 1 gennaio 2021, 31 dicembre 2023, noi dovremo. Mauro, scusami se ti Sì. interrompo di nuovo. Ci stanno segnalando che le slide non scorrono. Le stai scorrendo sulla Sì, piattaforma o le stai scorrendo sul tuo le sto computer? scorrendo. Queste le ho fatte andare io avanti. Ah, così vanno avanti? Così Con le freccette in basso vanno. a sinistra. Prova un Ok. po'. Sì, ora a che punto sono? Che cosa vedete voi? Vediamo prestiti e sovvenzioni, Prestiti. giusto equilibrio. Perfetto, se vado avanti così va bene. Criteri di ripartizione. Eccette, però non lo vediamo, devi andare nella piattaforma, non sul tuo Sì. computer. Nella piattaforma ci sono due freccette in Il mio basso a sinistra. suggerimento è, se mi posso permettere, il suggerimento è che magari il format può mandare avanti, tu ci Va dici, bene. Mauro, quando andare Ok, avanti con facciamo l'esposizione così, scritta. grazie. Allora, stiamo su prestiti e sovvenzioni, il giusto equilibrio, ci siamo come diapositiva? Sì? Allora, posso continuare se mi date un ok? Sì, io ho una slide che sovvenzioni i criteri di ripartizione, va Da bene? prima, quella giusto equilibrio. Eccolo qui, Grazie, perfetto. grazie. Prestiti e Ok, sovvenzioni, giusto prego. equilibrio. Stavo dicendo, fino al 31 dicembre 2023, tutti gli stati membri si dovranno confrontare con tre regimi di spesa differenti, ma che si sovrappongono in termini
diciamo, di cronologia. E infatti, fino al 31 dicembre 2023 è previsto il termine per la rendicontazione delle spese nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. Poi, entro il 31 dicembre del 2023, come vi dicevo, dovremo concludere gli impegni giuridicamente vincolanti relativi a Next Generation EU e poi dal 1 gennaio 2021 parte il nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Quindi noi avremo in questi 3 anni il sovrapporsi di 3 regimi di spesa differenti. In questo senso io richiamo, diciamo, la particolare esigenza di velocità che tutti quanti gli Stati membri dovranno mettere in campo. Questa diapositiva ci dà lo spaccato di quello che è, diciamo, la ripartizione del Next Generation EU, 750 miliardi di euro, ma lo strumento, il Recovery and Resilience Facility, cioè lo strumento per la ripresa e la resilienza, ammonta a 672,5 miliardi di euro. Quindi è la stragrande maggioranza delle risorse, e siamo d'accordo. Ma resta pur sempre corretto, quando ci riferiamo allo strumento, definirlo nella sua interezza Next Generation EU. La parte più, diciamo, finanziariamente più pesante, cioè lo strumento per la ripresa e la resilienza, quello che poi genera la necessità di scrivere i piani nazionali di ripresa e resilienza, di cui tanto si parla, direi in modo quotidiano sui nostri mass media, è proprio il dispositivo ripresa e resilienza, che è composto da, prevede 360 miliardi di prestiti, scusate, e 312,5 miliardi di sovvenzioni. A questo si aggancia anche, e contribuisce quindi al raggiungimento della quota complessiva, un ulteriore finanziamento di alcuni programmi. Ulteriore rispetto a cosa? Rispetto al finanziamento che questi stessi programmi avranno all'interno della cornice di bilancio 2021-2027. I programmi sono Orizzonte Europa, Erasmus+, EU for Health, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Diritti e Valori, Europa Creativa, InvestEU e poi Agenzia Europea per la Guardia Frontiere e Costiera e poi Aiuto Umanitario. Se andiamo avanti con i criteri di ripartizione, possiamo vedere anche come è previsto come è previsto, diciamo, suddividere le sovvenzioni. Queste sovvenzioni hanno dei criteri che sono dei criteri di assoluta ragionevolezza. Intanto vi dico che per quanto riguarda i criteri per gli anni 2021 e 2022 abbiamo un'assegnazione di 218,75 miliardi di euro, chiaramente il complessivo di tutta l'Europa, e per quanto riguarda il 2023 restano i 93,75 miliardi. Come verranno ripartiti? Chiaramente i criteri sono la disoccupazione, il tasso di disoccupazione, l'andamento che ha avuto particolare negli anni 2015-2019. Verranno ripartiti in misura inversa al PIL pro capite, come giusto, e poi anche in ragione della quota di popolazione. Un discorso leggermente diverso si avrà per l'anno 2023, perché la ripartizione si baserà sul calo del PIL reale nel 2020. Il calo complessivo del PIL reale nel periodo 2020-2021, come vedete, si fa qui una maggiore attenzione proprio agli anni del coronavirus, e poi l'inverso in quota inversa al PIL pro capite e relativamente anche al discorso della quota di popolazione. La suddivisione delle risorse la possiamo vedere nella diapositiva successiva, dove è presente uno spaccato, diciamo, di quello che è la ripartizione dei 750 miliardi. Vedete che il Recovery and Resilience Facility, cioè lo strumento finanziario di ripresa e resilienza, ha come quota 672 miliardi, di cui, come vi dicevo, 312 che saranno sovvenzioni e 360 invece saranno
hanno prestiti. Ma poi a questo si devono aggiungere delle risorse aggiuntive che sono destinate in modo particolare al programma React-EU, anche allo sviluppo rurale, perché il React-EU avrà ulteriori risorse di 47 5 miliardi, lo sviluppo rurale 7,5, il Just Transition Fund che avrete sentito nominare varie volte, soprattutto in Italia, legato alla questione della riconversione dell'Ilva di Taranto, e poi InvestEU, RescEU, che è il meccanismo diciamo, europeo di protezione civile, e poi Horizon Europe, un programma di cui ormai tutti quanti noi abbiamo una buona conoscenza perché diciamo, è tra i più utilizzati poi dalle nostre imprese. Andando a vedere la diapositiva successiva, Next Generation UE, comparato con il bilancio 2021-2027, noi possiamo vedere come verranno ripartite in termini di rubriche di bilancio questi fondi e abbiamo anche la possibilità di vederli messi a confronto, cioè vederli messi su una tavola sinottica. Questo documento ci fa vedere come le rubriche appunto saranno il mercato unico e l'innovazione digitale che avrà 132 miliardi dalla cornice di bilancio finanziario 2021-2027 e 10 aggiuntivi da Next Generation EU. La coesione, la resilienza e i valori, quindi la politica di coesione, che ricordo, abbiamo solamente noi in Europa e non esiste in nessun'altra parte del mondo, si fonda sull'articolo 3,3 del Trattato dell'Unione Europea, dove è scritto che l'Unione Europea promuove la coesione economica, sociale e territoriale delle regioni d'Europa e promuove anche la solidarietà tra i popoli. Questo è il fondamento proprio della politica di coesione, che riceverà, vedete, dal 377 miliardi, quasi 378, e ulteriori 700 21 da Next Generation EU. Poi c'è un'attenzione particolare alla gestione dei confini e delle politiche migratorie, la sicurezza e la difesa, la sicurezza in particolare il grande tema della cyber security che l'Europa sta affrontando, e poi le politiche di vicinato e la pubblica amministrazione. Tutto questo porterà allo stanziamento di 1.824 miliardi di euro, il più elevato stanziamento nella storia dell'Unione Europea. Le sovvenzioni, nella diapositiva successiva, ci fanno vedere come saranno dislocate. Io ho preso semplicemente la parte, perché chiaramente gli stati sono 27, come sapete, ho preso solamente la parte che riguarda l'Italia, e come vedete ci sarà un'allocazione del 70% delle risorse in impegni tra il 2021 e il 2022 e l'ulteriore 30% nel 2023. Questo fa vedere anche come diciamo, si decida di puntare, diciamo, per usare una tecnologia che alcuni nostri politici oggi usano spesso, il cannone finanziario proprio sui 2 anni, 21 e 22, per cercare di potenziare quel famoso rimbalzo economico che tutti ci aspettiamo e ci auguriamo avvenga presto. Per l'Italia ci sono 44,7 miliardi più 20,7 miliardi nel 2023. Quindi siamo i primi percettori di sovvenzioni. Immediatamente dopo di noi c'è la Spagna, come vedete, con 43 miliardi di euro, 43 quasi e mezzo nel 2021-22 e poi 15 e 6 nel 2023. Ma come dovrà essere spesa questa mole di risorse? Lo vediamo nella diapositiva successiva. Obiettivi generali dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Sono dei documenti di programmazione che per tanti versi, per tanti aspetti, somigliano ai programmi operativi regionali e nazionali. Quanti di noi hanno esperienza nella gestione di questi programmi o anche nel controllo? Insomma, quanti di noi si sono occupati
di POR, programmi operativi regionali e programmi operativi nazionali, riconosceranno nei programmi nazionali, piani nazionali di ripresa e resilienza molti tratti comuni. E c'è una, per esempio, una forte attenzione agli obiettivi generali. Intanto questi piani dovranno essere trasmessi alla Commissione entro il 30 aprile 2021. Però la Commissione stessa incoraggia gli Stati membri a cominciare a mandare delle bozze interlocutorie già dal 15 ottobre 2020. Perché? Perché così si può arrivare, in tal modo ci si augura di arrivare velocemente a una definizione condivisa dei piani nazionali di ripresa e resilienza e nello stesso tempo quindi procedere ad una loro veloce approvazione. Avere una veloce approvazione significherà anche avere una immediata e una tempestiva partenza e quindi poter rispettare quel famoso target, diciamo, temporale che è il 31 dicembre 2023 per gli impegni giuridicamente vincolanti. Quali sono gli obiettivi che devono avere i programmi nazionali di ripresa e resilienza? Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. La Commissione europea lo mette al primo posto, quindi prima di tutto l'attenzione all'economia, all'uomo nella sua accezione più generale, perché la coesione è un principio che si basa sulla regola che più forte aiuta il più debole. Poi potenziare la resilienza economica e sociale, una debolezza che è stata messa in luce proprio dal Covid-19 e dalla successiva crisi che si è avuta, sia economica ma anche dei sistemi sanitari. Mitigare l'impatto sociale ed economico della crisi, sostenere la transizione verde e la transizione digitale. Ecco, come vedete, diciamo che già la Commissione europea ci dà delle linee di indirizzo e ci dice che questi piani dovranno essere scritti nel rispetto delle specificità di ogni Stato membro, ma tutti quanti dovranno concorrere a questi obiettivi. Ed infatti, nella diapositiva successiva, a sostegno alle iniziative faro, ci dice proprio che per capire meglio dove gli stati dovranno indirizzare la propria azione, la Commissione europea ha individuato sette iniziative faro. Allora, questo non è una novità, perché, come voi ricorderete, anche nella programmazione 2014-2020, in regime, diciamo così, ordinario, qui chiaramente con Next Generation e con il strumento finanziario di ripresa e resilienza siamo in un regime straordinario, ma già anche nell'ordinario la Commissione europea ha sempre definito delle azioni faro o iniziative faro. In questo caso sono sette, le vediamo insieme, c'è Power e quindi sostenere la costruzione e l'integrazione settoriale di quasi il 40% dei 500 gigawatt di generazione di energia rinnovabile. Gigawatt è una misura di potenza, si sta parlando appunto di energie rinnovabili e quindi ci dice questa azione faro che bisogna arrivare ad avere il 40% di questo limite, di questi 500 gigawatt immediatamente disponibili entro il 2030. Sostenere l'installazione di 6 gigawatt di capacità di elettrolizzazione. L'elettrolizzazione si basa sul fenomeno dell'elettrolisi, come sapete, mescolando sostanze chimiche si avviano delle reazioni che producono poi energia. E quindi è una produzione di energia assolutamente in forma verde. E la produzione e il trasporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta l'Europa per il 2025. Renovate entro il 2025, la seconda azione faro, contribuire al raddoppio del tasso di ristrutturazione e promozione di una ristrutturazione profonda. Qui si punta quindi sull'innovazione. Recharge and refuel entro il 2025. Si mira a costruire quindi uno dei 3 milioni di punti di ricarica necessari previsti per il 2030 e metà delle 1.000 stazioni di idrogeno necessarie. Allora, in questo senso torna molto utile anche qualche iniziativa, come per esempio si sta facendo a livello italiano, di incentivazione fiscale per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Sto facendo un parallelo chiaramente alla normativa nazionale. Connect assicurare che dal 2025 ci sia la massima copertura ininterrotta di rete 5G. La modernizzazione entro il 2025 garantire la fornitura di un'identità digitale europea. Ma non solo, anche le pubbliche amministrazioni dovranno fornire servizi pubblici digitali personalizzati e di fare facile utilizzo. Scale up entro il 2025, raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa per produrre processori 10 volte più potenti dal punto di vista energetico e raddoppiare la quota di aziende dell'UE che utilizzino servizi cloud avanzati e big data dal 16% di oggi. Quindi, come vedete, si fa leva proprio sull'innovazione e accanto al discorso della transizione verde. Andiamo avanti, sostegno a iniziative FARO, l'ultima, Reskill and Upskill. Questa riguarda la formazione delle risorse umane. Infatti ci dice che entro il 2025 la quota di europei di età compresa tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali di base dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 70%. I sistemi educativi devono essere ulteriormente adattati alle sfide del XXI secolo. E poi, questo è chiaramente una eredità del lockdown che abbiamo avuto, gli stati membri dovrebbero garantire che la competenza digitale degli alunni sia notevolmente migliorata, al fine di ridurre la quota di studenti 13-14 anni che hanno prestazioni inferiori in materia di alfabetizzazione informatica a meno del 15%. E poi un obiettivo sul lavoro, entro il 2025, almeno 4 diplomati in formazione professionale su 5 dovrebbero essere impiegati e 3 su 5 dovrebbero beneficiare addirittura di una formazione sul posto di lavoro. Come vedete, quindi, le 7 iniziative, FARO, le 7 iniziative che pone la Commissione europea per andare ad utilizzare, quindi 7 linee, 7 binari che bisogna seguire per utilizzare i fondi di Next Generation EU vanno in perfetto parallelismo con le indicazioni che poi sono quelle previste per la programmazione 2021-2027. Non poteva essere diversamente perché questo è uno strumento straordinario e aggiuntivo al bilancio ordinario. Andando a vedere le riforme, gli investimenti, la diapositiva successiva, noi possiamo anche capire come muoverci e come scrivere il nostro PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti, la Commissione europea propone, ripeto, propone una serie di politiche di riforma e di proposte di investimento, ognuna, come vedete, dedicata proprio alle 7 iniziative FARO. Vedete che riconosciamo Scale Up, Power Up, Reskill and Upskill e quant'altro. Bene, questo è quello che vedete sullo schermo, è uno screenshot che io ho fatto dal sito della Commissione europea e sotto dietro ognuno di quei link voi troverete degli elaborati che spiegano che cosa si intende per politica di riforma e soprattutto per proposte di progetti di investimento relativi a ogni singola azione FARO. Resta inteso che nessuno vuole imporre niente a nessun altro, cioè la Commissione europea non impone niente a nessuno, sta semplicemente dicendo con questa con questo esempio di politiche, che è nella specificità di ogni Stato membro, okay, bisogna muoversi all'interno di una direttiva comune, pur sempre rispettando la specificità del singolo Stato membro e pur sempre avendo anche un occhio di riferimento però alla cornice nella quale tutti quanti dobbiamo muoverci. Per
Per gestire e coordinare questa enorme mole di risorse, 650 miliardi di euro, la Commissione europea ha creato una task force. Allora, è un'idea assolutamente eccellente. Perché? Perché serviva per coordinare uno strumento eccezionale come Next Generation EU, serve anche un strumento eccezionale. E quindi è stata creata una task Force europea, in particolare il 16 agosto 2020, istituita la Task Force Recover, che avrà una serie di compiti. In particolare dovrà coordinare gli stati membri nell'elaborazione dei loro piani nazionali di ripresa e resilienza, verificare la conformità dei piani nazionali di ripresa e resilienza alla cornice regolamentare che l'Unione Europea ufficializzerà una volta che saranno stati raggiunti gli accordi politici, e le proposte di riforma e le iniziative di investimento siano in linea con gli obiettivi dello strumento finanziario di ripresa e resilienza, RRF, Recovery and Resilience Facility. Dovrà anche predisporre gli atti necessari all'approvazione dei PNRR e infine valutare i progressi che ogni Stato farà nella implementazione del proprio piano. Quindi si tratta di uno stretto nucleo di tecnici incardinato nell'ambito del segretariato generale della Commissione europea, con i quali diciamo, gli Stati membri si dovranno confrontare, e quindi si potrà anche ottenere fondamentalmente assistenza, sostegno per l'impostazione del proprio piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo arrivati alla fine di questa trattazione relativamente a Next Generation EU, perché desidero parlarvi dei controlli. Io sono un vecchio controllore, di esperienze anche di età, oggi, ahimè. E quindi ho creduto che fosse opportuno dare anche uno sguardo ai controlli, perché è l'audit. Perché questo mole di risorse, chiaramente così ingente, così straordinaria, avrà bisogno di essere controllata. E quindi, che cosa prevede, diciamo, cosa si prevede nel regolamento per il controllo di questi fondi? I pagamenti saranno erogati, prima di tutto, sulla base del raggiungimento di target fissati nel PNRR. E quindi che cosa significa? Che un dato importante dei programmi nazionali di ripresa e resilienza sarà proprio la definizione di target o milestones, pietre miliari, che servono a dare evidenza alla Commissione europea, ma anche allo stesso Stato membro, del progresso del programma, se il programma va avanti, se raggiunge gli obiettivi e se li raggiunge nei termini, nei tempi che erano previsti. La gestione di queste risorse sappiamo che verrà affidata in modo diretto agli Stati membri, che sono poi peraltro i beneficiari, ma oneri e onori. Infatti, spetterà proprio agli Stati membri garantire che vengano venga evitata ogni forma di conflitto di interesse nell'utilizzo di queste risorse, che vengano evitati più diciamo possibile fenomeni di corruzione e frodi, chiaramente, nella gestione di questi denari, e anche una particolare attenzione al fatto che si possano creare fenomeni di doppio finanziamento, che, come sapete, sono vietati, perché Double Signaling Rule, la regola del divieto del doppio finanziamento, è una regola generale per tutti i fondi europei, sia a gestione concorrente, come sono i fondi strutturali, sia a gestione diretta, come sono, per esempio, i fondi relativi gestiti direttamente dalla Commissione europea per il tramite di agenzie esecutive. La Commissione però si riserva il potere, quindi avrà sempre il potere di recuperare le somme relative ad irregolarità che non siano state corrette dagli Stati membri. Quindi c'è un ruolo diretto della Commissione europea che diciamo, è quasi una rete di salvataggio, nel senso che se non, una spesa irregolare non è intercettata dagli sistemi di controllo dello Stato membro,
potrà sempre essere la Commissione europea che interverrà e applicherà il correttivo. Andando avanti, vediamo che l'audit sarà articolato su tre livelli, i controlli saranno articolati su tre livelli, in particolare in tre momenti cronologici, cioè un audit, un controllo di tipo ex ante, uno in itinere e uno ex post. Vediamo un pochino come funzioneranno questi controlli, perché sapere come funzioneranno i controlli aiuta anche ad impostare la programmazione, quindi è un esercizio molto interessante, molto utile leggere come si fa un controllo perché aiuta a capire anche come impostare meglio la gestione. Definizione di un set di target, scelti in modo sufficientemente granulare da poter consentirne il monitoraggio. Cioè, noi nella scrittura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovremo andare a definire chiaramente pertinente ad ogni tipo di politica di investimento e a ogni tipo di politica di riforma che faremo, che decideremo di fare come Stato membro Italia, dobbiamo dare un set di target, cioè di obiettivi fissati a certe scadenze. Ciò consentirà a noi prima di tutto sapere, ci consentirà di sapere se stiamo marciando in conformità con la tabella di marcia che ci eravamo dati e poi anche alla Commissione europea per poter verificare i nostri avanzamenti. La spiegazione dovrà dare sempre lo Stato membro come gli Stati membri stessi dimostreranno alla Commissione che i target sono stati raggiunti e che il dato che viene esposto è affidabile e quindi è reale. E come fa questo? Come lo dovrà fare? Descrivendo il sistema di controllo che ogni singolo Stato membro deciderà di implementare per garantire l'affidabilità delle proprie affermazioni. Descrizione delle misure di prevenzione, indagine e correzione delle irregolarità e quindi i conflitti di interesse, corruzione, frodi, doppi finanziamenti. Allora, anche questa descrizione di misure di prevenzione sono, diciamo, questi tre elementi che io vi ho dato: target, definizione di target, illustrazione di un sistema di controllo efficace e poi la descrizione delle misure di prevenzione, indagine, correzione. Sono tre elementi che noi abbiamo sempre all'interno di programmi operativi, siano essi regionali o nazionali. Quindi, fino a qui, francamente, non ci sono grosse novità rispetto a un normale programma operativo regionale o nazionale. La novità più grande è nella eccezionalità del finanziamento aggiuntivo di Next Generation EU e anche diciamo così, gestione che viene data in modo diretto allo Stato membro, mentre invece nei fondi strutturali è una gestione concorrente. Secondo livello di controllo è quello che si fa durante degli investimenti e delle politiche di riforma, insomma, l'implementazione dei PNRR. Qualora i controlli della Commissione sulle domande di pagamento che ogni Stato membro trasmetterà rivelassero che i target non sono stati raggiunti in modo sufficiente, potrebbe la Commissione stessa sospendere i pagamenti, ma potrebbe anche attuare un provvedimento ancor più doloroso, cioè la riduzione del proprio contributo finanziario. Ok? Questo significa che potrebbe veramente intervenire e contribuire a togliere delle risorse, cioè definanziare il PNRR parzialmente. In caso di irregolarità, la Commissione potrà sospendere i pagamenti e chiedere di avere accesso ad informazioni più dettagliate e potrà a quel punto anche effettuare eventualmente un audit per capire meglio la situazione che si è verificata. L'ultimo livello di controllo, lo vediamo nella diapositiva successiva, è il controllo ex post, e cioè si fa una verifica sull'effettivo raggiungimento dei target e in questa fase Commissione europea potrebbe anche immaginare di effettuare delle verifiche in loco, quindi programmare delle missioni con propri auditor che
avendo accesso ad atti e anche eventualmente a cantieri, a infrastrutture o quello che si deciderà di finanziare, stabilire appunto se i target sono stati raggiunti. Nel caso gli audit effettuati dallo Stato membro evidenziassero irregolarità, deve essere lo Stato membro stesso che procede al recupero delle somme. Se però lo Stato membro non procedesse per qualche motivo, allora in caso di inerzia ci sarà l'intervento della Commissione europea che potrà scegliere due strade, valutare tra un recupero dell'importo in misura proporzionale alla irregolarità rilevata o se l'irregolarità dovesse essere grave o addirittura sistemica, potrebbe addirittura procedere alla richiesta di rimborso anticipato di una parte dell'intero prestito. Quindi, come vedete, c'è ampia libertà, ma ci sono anche controlli stringenti, come giusto che sia, e anche misure, se volete, sanzioni abbastanza severe, come anche questo è giusto che sia. Io ho finito la prima parte del mio intervento, che era quella dedicata proprio a Next Generation EU, e vorrei cominciare con le politiche di coesione 2021-2027. Richiamo ancora una volta il fatto che quanto vi sto per dire si basa su bozze di regolamenti, quindi non abbiamo ancora i regolamenti ufficiali, il motivo l'ha spiegato la dottoressa Claudia De Stefanis, cioè i negoziati sono ancora in corso. E vanno avanti come dire, fra stop and go, ma diciamo, io sono moderatamente preoccupato, anzi, devo dire poco perché all'inizio di ogni programmazione queste situazioni si sono verificate anche all'inizio della 2014-2020. Se andate a vedere le bozze dei regolamenti, portano la data del 17 o 18 dicembre 2013. Tenete presente che il 1 gennaio 2014 partiva la programmazione, quindi credo che possiamo essere ragionevolmente ottimisti. Andiamo a vedere la politica di coesione appunto 2021-2027. Allora, io vorrei subito dirvi che la mia prima osservazione riguarda l'Europa com'era all'inizio della programmazione 14-20 e com'è all'inizio della programmazione 21-27. Se noi andiamo a vedere lo stato dell'Unione Europea, noi vedremo un generale peggioramento delle condizioni economiche. Questo è, diciamo, normale che sia perché siamo reduci dal coronavirus, però è anche vero che è uscito di recente, parlo di una decina di giorni fa, la relazione annuale della European Court of Auditors, cioè la Corte dei Conti europea, che evidenziava come, diciamo, l'Europa sia stata interessata da una serie, diciamo, di rallentamenti generali nella spesa di questi fondi europei e quindi anche il rallentamento in condizioni, diciamo così, ordinarie, intendo dire prima del coronavirus, avesse già contribuito a determinare un lieve peggioramento delle condizioni economiche di alcuni stati. Per quanto riguarda l'Italia passerà da 5, dalle attuali 5 regioni in ritardo di sviluppo, che sono, lo ricordiamo, la Campania, la Calabria, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, a 7 regioni in ritardo di sviluppo, e cioè si aggiungeranno ad esse il Molise e la Sardegna. Ora, il Molise è una regione piccolina, e seppur ci dispiace che abbia questo downgrade, ma la Sardegna è una regione molto grande, quindi diciamo che il territorio italiano, percentualmente territorio italiano, che si troverà in regime di ritardo di sviluppo, è una parte abbastanza importante. Un discorso simile vale anche per la Spagna. La Spagna, infatti, passerà dall'attuale una sola regione in ritardo di sviluppo a 3 regioni in ritardo di sviluppo. Preferisco, scusate, salto un attimino, vado alla diapositiva 22 e poi ritorno indietro alla 21. Ecco, in questa diapositiva, se riuscite a vedere,
Io ho fatto lo screenshot della mappa di eleggibilità dei fondi europei, periodo 2014-2020 alla vostra sinistra e periodo 2021-2027 alla vostra destra. E che cosa vediamo, cosa emerge da questo confronto? Intanto guardiamo lo stato delle regioni italiane. Vedete che a sinistra il Molise si presenta in colore e anche la Sardegna si presentano di colore arancione, invece nella diapositiva, scusate, nella mappa di destra sono diventate rosse, quindi sono passate in ritardo di sviluppo. Un altro dato è che le Marche e anche l'Umbria diventano da regioni più sviluppate regioni invece in transizione, cioè hanno un downgrade economico anche loro. Partendo però da un gradino più alto, quindi da più sviluppate, diventano in transizione. Per il resto non ci sono cambiamenti. Ma vedete come se vogliamo, la mappa, diciamo, in qualche modo del ritardo di sviluppo in Italia e quindi, diciamo, dell'arretramento si veda in modo assolutamente così impietoso dal confronto di queste due cartine. E lo stesso accade per la Spagna, e infatti a sinistra voi vedete che solamente una regione spagnola è in ritardo di sviluppo, due sono in transizione, e il resto del territorio è regione più sviluppata. Ecco, guardando a destra, noi vediamo che le due regioni in ritardo di sviluppo, scusate, le due regioni in transizione sono ulteriormente arretrate, passando una categoria del ritardo di sviluppo, e che una parte delle regioni, direi quasi la metà così ad occhio, delle regioni più sviluppate sono invece arretrate nell'ambito delle regioni in transizione. Andando quindi alla diapositiva numero 21, vediamo che come vengono definite nell'ambito della programmazione 21-27 le tre categorie di regione che abbiamo citato. E intanto dico subito che si continuerà ad utilizzare il parametro del PIL pro capite, confrontando questo parametro con la media del PIL dell'UE27. E le regioni meno sviluppate saranno quelle in cui il PIL pro capite sarà inferiore al 75% della media del PIL dell'UE27. E queste saranno le regioni più sviluppate. Nessuna variazione rispetto al periodo 2014-2020 nella definizione di questo parametro. Dove invece andiamo a trovare delle differenze, e direi anche abbastanza significative, è nella definizione delle regioni in transizione, che sono quelle il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 100% della media del PIL dell'UE27. E mentre invece noi avevamo prima che tale parametro era compreso tra il 75% e il 90%. Così come, quindi, conseguentemente, le regioni più sviluppate sono quelle il cui PIL pro capite è superiore al 100% della media PIL UE27. Quindi questo è già un primo cambio. Diciamo che nella diapositiva voi vedete anche citati FESR ed FSE. Come sapete, sono i due fondi strutturali di investimento, FESR e FSE Plus in particolare. Il Fondo Sociale Europeo è il primo fondo che nasce, addirittura pochi lo sanno, io lo racconto sempre questo dato storico, e fa parte dei Trattati di Roma, quindi ha più di 60 anni come fondo, ed è sempre è stato vocato alla formazione professionale, al mondo dell'istruzione, alla riconversione, alle capacità lavorative delle persone. Mentre il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nasce intorno alla metà degli anni 70 ed è stato tradizionalmente vocato al settore delle infrastrutture e del mondo delle imprese. Ecco, nella nuova programmazione noi avremo sempre il FESR, così come lo abbiamo conosciuto, avremo un Fondo Sociale Europeo potenziato, plus, perché sarà comprensivo di alcune iniziative che vengono poi, che venivano nella programmazione 2014-2020 trattate separatamente, quindi vengono inglobate una serie di novità all'interno dell'FSE Plus. Andando alla diapositiva numero 23,
Vediamo le risorse della coesione. Le risorse avranno ancora come, diciamo, la definizione dell'obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, che è un obiettivo geografico. Per quanto riguarda l'Italia, sarà praticamente tutto il territorio nazionale, così come lo era nella attuale programmazione 2014-2020. Questo obiettivo riceverà la maggior parte delle risorse, cioè il 97,5% delle risorse globali, che ammonterà quindi come quota a 322 miliardi. Di questi 322 miliardi, sempre a livello europeo, il 61,6% andrà alle regioni meno sviluppate, il 14,3% è destinato alle regioni in transizione, tralascio le cifre perché, diciamo, dal punto di vista forse della trattazione possono appesantire. Il 10% è destinato alle regioni, 10,8% è destinato alle regioni più sviluppate, il 12,8% è destinato agli stati membri che beneficiano del fondo di coesione, un fondo di cui l'Italia non, non fa, non, al quale l'Italia non accede, e poi abbiamo lo 0,4% destinato ai finanziamenti supplementari delle regioni ultraperiferiche, che posso ricordare per esempio i cinque dipartimenti d'oltremare francese, le Azzorre, le Canarie e così via, quei territori dell'Unione Europea fuori, diciamo, dal nostro continente geografico, ma pur sempre appartenenti dal punto di vista politico-amministrativo all'Europa. Nella diapositiva 25 notiamo anche ulteriori differenze stante alla bozza attuale di regolamento che toccano in particolare i tassi di cofinanziamento. Infatti, noi sappiamo che i tassi di cofinanziamento descrivono il contributo massimo che l'Unione Europea dà alla politica, diciamo, di coesione. La politica di coesione prevede quindi non dei finanziamenti europei, come spesso si sente dire in modo improprio, ma dei cofinanziamenti. Quindi una parte delle risorse per ogni programma operativo regionale e nazionale sono messe chiaramente dall'Unione Europea e un'altra parte è a bilancio dello Stato membro. Questo serve non a garantire un risparmio sul bilancio dell'Unione, non è una finalità di tipo, come diciamo noi a Roma, sparagnino, ma è una finalità di tipo, diciamo, che mira a responsabilizzare lo Stato membro nella gestione di queste risorse. Tutti sappiamo infatti che quando noi siamo coinvolti direttamente con soldi nostri nell'ambito di un progetto, diventiamo automaticamente più interessati chiaramente al fatto che questo progetto possa andare bene. Bene, quali sono i nuovi tassi? Allora, noi abbiamo che per le regioni meno sviluppate il massimo tasso di cofinanziamento sarà il 70%, mentre nel periodo 2014-2020 quello attuale è l'80%. Per quanto riguarda le regioni in transizione, il tasso massimo sarà del 55%, mentre oggi, politica di coesione 14-20, siamo al 60%, e per quanto riguarda le regioni più sviluppate, dal 50% attuale, periodo 2014-2020, si passerà al 40%. Le misure di assistenza tecnica possono essere finanziate a un massimo del 100%. Quindi, come vedete, c'è una diminuzione dei tassi di cofinanziamento per tutte e tre le categorie di regioni, ma questo non significa che ci saranno meno risorse, perché poi la restante parte è appunto sempre a carico dei bilanci nazionali. Che cosa fa l'Unione Europea? Insomma, con questa disposizione scusa Mauro, forse ti sei bloccato. Chiedo ai partecipanti, mi sentite?
Se cortesemente potete scrivermelo in chat, perché è probabile che abbia problemi di collegamento. Quindi non sentite però il relatore, vero? Sì, ma... Allora, scusate solo un attimo, qualche minuto, perché ha avuto problemi di connessione il dottor Cappello, l'ho appena sentito telefonicamente. Tra qualche minuto si riconnette, quindi sarà in grado di riprendere la presentazione. Vi chiediamo scusa, intanto ne approfitto perché ho visto varie vostre osservazioni nella chat. Allora, per chi non era presente all'inizio, vi ricordiamo che alla fine del webinar sia le presentazioni che la registrazione del webinar stesso la troverete disponibile sulla pagina dell'evento che avete utilizzato per accedere. Ancora ci dovete dare qualche giorno di tempo sia per mettere chiaramente queste slide della registrazione del webinar su questa pagina, ma anche per attestare le vostre presenze. Una volta attestate riceverete una mail in cui vi verrà comunicato che la vostra presenza è stata attestata, dopodiché potete compilare il questionario di valutazione e quindi procedere a scaricare l'attestato di presenza. Quindi non ci scrivete, diciamo, prima di qualche giorno, perché chiaramente noi abbiamo dei tempi tecnici che dobbiamo rispettare per poter fare queste operazioni. Chiaramente chi invece non si è iscritto, non si è registrato in tempo ed sta entrando come ospite, non avrà diritto all'attestato di partecipazione. Ecco, rivedo il dottor Cappello in linea, chiedo scusa, lascio la parola al dottor Cappello. Grazie, scusate l'inconveniente, purtroppo questi sono il bello della diretta, si potrebbe dire. Dicevo dunque, stavo facendo una sulla diapositiva 26, se poteste tornare sulla diapositiva 26. Allora, abbiamo visto quindi che gli strumenti, non riesco a capire, scusate, chiedo io cortesemente, ho dei problemi, la diapositiva mi si ferma a metà tra la 26 e la 27, non riesco a tornare sulla 26. Ah, ecco, vediamo. Perfetto. Ora sì. Riesco a vederle? Perché noi le abbiamo dottor Cappello, stamattina lei ha problemi di connessione, perciò ci sono Quando mi questi ammazzo. disturbi. Vabbè, non c'è Chiedo problema. scusa. Andiamo avanti. Dicevo, gli strumenti che ci saranno, come i fondi europei sono regolati sempre tramite un regolamento, questo è da sempre, e c'è normalmente un regolamento comune a tutti i fondi, e per questo viene detto di regolamento delle disposizioni comuni. Ad oggi, per la programmazione 2014-2020, il regolamento delle disposizioni comuni è il regolamento 1303-2013. Che regola i fondi FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione e poi FEASR, Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale e poi Fondo Europeo Affari Marittimi e la Pesca, FEAMP. Questi cinque fondi nella programmazione 2014-2020 sono regolati appunto dal regolamento Disposizioni Comuni. Poi ogni singolo fondo ha anche un regolamento specifico di fondo e quindi applicativo. Nella futura architettura, la 2026 e 2021-2027, noi abbiamo questi fondi. Fondo di coesione, nessuna novità. FEAMP, nessuna novità. FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Strutturale per Eccellenza. Il Fondo Sociale Europeo diventerà Fondo Sociale Europeo Plus, perché vi ho detto alcune specificazioni
situazioni come per esempio iniziativa occupazione giovani troveranno diretta collocazione all'interno, quella ed altre, diretta collocazione all'interno del Fondo Sociale Europeo. Ci sarà poi sempre all'interno di questo regolamento le disposizioni comuni per il Fondo di Asilo e Migrazione, poi lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti e infine il Fondo per la sicurezza interna. Bene, già questa definizione dei fondi ci fa capire che l'Europa diciamo, mostra particolare attenzione a due situazioni che sono, diciamo, che hanno colpito il nostro territorio europeo negli ultimi anni, che è la crisi migratoria che ha esposto, ricordiamo, nel 2016 la Grecia a fortissimi livelli di pressione migratoria e poi anche l'Italia, e anche il discorso quindi della sicurezza che vi ho richiamato già più volte. Le risorse finanziarie per quanto riguarda FESR, Fondo di coesione e Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 miliardi di euro. Storicamente la politica di coesione ha sempre diciamo, drenato circa il 30% del bilancio europeo e anche in questo periodo di 2021-2027 sarà così. Totale della politica di coesione 330 miliardi, di cui 200 miliardi andranno al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 41 ne andranno al Fondo di Coesione e 88 al Fondo Sociale Europeo. Anche le proporzioni all'incirca rimangono invariate nella suddivisione di queste importanti risorse. Il nuovo approccio strategico è semplificato. Ecco, le famose lessons learned, cioè le lezioni apprese dal periodo precedente, hanno posto in essere, e questo ce lo ricorda anche la Corte dei Conti europea nella sua ultima relazione, che degli appesantimenti, diciamo, di questa, della, che hanno, una delle cause del rallentamento della spesa è stato l'appesantimento delle procedure. E allora si va verso un approccio molto più semplificato. Ed infatti si parte già dagli obiettivi strategici. Voi sapete che per il periodo 2014-2020 noi abbiamo avuto ben 11 obiettivi strategici. Di questi obiettivi strategici noi sapevamo che il FESR a livello nazionale si doveva concentrare per l'80% sui primi 4, OT1, OT2, OT3, OT4, mentre il Fondo Sociale Europeo concentrava in massima parte sugli ultimi quattro, quindi OT8, OT9, OT10 ed OT11. E sapevamo poi che gli obiettivi tematici OT5, OT6 e OT7 erano residuali. Bene, questa complessa architettura e la relativa concentrazione tematica che vi ho descritto vengono molto semplificate nella politica di coesione 21-27, nella proposta di politica di coesione 21-27, perché avremo solamente cinque obiettivi tematici: un'Europa più intelligente, trasformazione economica innovativa, un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, ce l'avevamo anche nell'attuale, ce l'abbiamo anche nell'attuale periodo 14-20, un'Europa più connessa, mobilità e connettività regionale alle TLC, telecomunicazioni, un'Europa più sociale, un'Europa più vicina ai cittadini. Ecco, queste sono i cinque obiettivi fondamentali, appunto, della politica di coesione 21-27. Un'altra cosa che abbiamo imparato è stata quella di avere flessibilità. E dove l'abbiamo imparata? L'abbiamo imparata proprio grazie al coronavirus. Il coronavirus arriva in un momento in cui il bilancio europeo non solo è giunto quasi alla sua naturale conclusione, ma addirittura ha tutto quanto impegnato. E quindi si è dovuto fare, in particolare con lo strumento del CRII Plus, varato in primavera, si è dovuto fare una serie si è dovuto ricorrere ai fondi europei e togliere tutti i vincoli per reperire risorse. Dopodiché si è fatto anche un emendamento al bilancio 2014-2020 per andare a prendere tutti i soldi, ogni euro disponibile, proprio disse il Presidente della Commissione.
europea. Bene, quella situazione ha insegnato che bisogna essere flessibili nella programmazione. E quindi i fondi verranno programmati solamente per i primi 5 anni e la dotazione degli ultimi 2 anni saranno decise in base a un riesame intermedio di ampia portata, e che diciamo sarà alla base della riprogrammazione del 2025. Quindi si spezza fondamentalmente la programmazione in 2 periodi. E questo è, credo, un'ottima idea, perché può consentire di rispondere in maniera più veloce ad eventuali crisi, diciamo, che ci auguriamo di non vedere più, ma eventuali crisi che potrebbero comunque insorgere. E in periodo contabile non c'è novità rispetto a quello che già noi sappiamo. Il periodo contabile in condizioni ordinarie lo si intende dal 1° luglio dell'anno N al 30 giugno dell'anno N più 1, cioè del successivo. Anche per la programmazione 2021-2027 sarà così, e avremo l'eccezione che abbiamo sempre avuto del primo anno, perché il primo anno andrà dall'avvio del periodo di ammissibilità, che è il 1° gennaio 2021, fino al 30 giugno del 2022. Solamente questa anomalia riguarda solamente il primo anno della programmazione, ed è anche questo sempre stato così, non abbiamo particolari, diciamo, innovazioni. Anche sulla definizione di irregolarità non ci sono particolari innovazioni. Qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione, imputando a quest'ultimo una spesa indebita. Richiamo la differenza che c'è tra irregolarità e frode. Allora, tutte e due prevedono il concetto di, come dire, un'azione o un'omissione, cioè hai fatto qualcosa che non dovevi fare, oppure non hai fatto qualche cosa che invece sarebbe stata necessaria. Bene, il confine tra la irregolarità e la frode è l'elemento intenzionale, ok? Nella irregolarità non c'è l'elemento intenzionale, o perlomeno non lo si riesce a dimostrare. Nella frode c'è e si dimostra un elemento intenzionale. Andando avanti, è un classico nelle politiche europee quello della definizione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, e cioè lo stabilire una serie di indicatori, un po' come vi avevo già detto nell'ambito di Next Generation EU, che siano indicatori di output e di risultato collegati a specifici obiettivi, ma sono anche indicatori, per esempio, finanziari, cioè la spesa, il valore, la quantità di soldi spesi o percentuale di spesa. Vengono poi definiti target intermedi da conseguire entro l'anno 2024 e anche target finali da conseguire entro la fine del 2029. I programmi operativi preparano, appunto, avranno come copertura il 1° gennaio 2021, il 31 dicembre 2027, e si ritorna, ecco, un'ulteriore eccezione qui rispetto all'attuale periodo di programmazione 14-20, si ritorna alla regola dell'N più 2. La regola dell'N più 3, che è stata un'eccezione del periodo 2014-2020, va in soffitta, e si ritorna invece all'applicazione della regola del disimpegno automatico relativo a 2 anni. Questo perché anche la relazione degli auditor di Bruxelles ha messo in luce come si abbia, diciamo, l'avere allungato di 1 anno, portare a 3 anni la possibilità di realizzare le spese, ha in qualche modo, diciamo, creato più un rallentamento che altro, una certa inerzia all'interno delle amministrazioni. Così scrive la Corte dei Conti europea. Gli Stati membri presentano alla Commissione, non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato, i loro programmi europei, i loro programmi di operativi.
anche per il fondo asilo e migrazioni, il fondo per la sicurezza interna e il fondo per lo strumento per la gestione dei confini e degli accessi, e rimane sottoposto alla vincola al vincolo di programmi operativi specifici. L'assistenza tecnica rimane confermata, come è ovvio, cambiano poi i tassi di finanziamento. L'assistenza tecnica, lo ricordo per tutti, sono delle risorse che vengono messe a disposizione dei beneficiari per contrattualizzare dei consulenti che aiutino il beneficiario a spendere bene i fondi europei. Quindi l'assistenza tecnica è dei ministeri in Italia per l'attuazione dei programmi operativi nazionali o PON e delle regioni per l'attuazione dei programmi operativi regionali o POR. L'Italia nel periodo 2014-2020 ha avuto a disposizione la somma di 1 miliardo e 600 milioni di euro per assistenza tecnica. La percentuale dei fondi rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti. Ora vediamo che per il sostegno del FESR, nell'ambito dell'obiettivo geografico investimenti a favore della crescita e dell'occupazione della crescita, 2,5%. Per il Fondo Sociale Europeo Plus 4%. Allora, la differenza risiede nel fatto che vi ricordo che il FESR da solo quota 200 miliardi di euro, il Fondo Sociale Europeo Plus quota 88 miliardi di euro. Quindi, se è vero che il FESR ha una percentuale più bassa, è anche però vero che si applica su una cifra enormemente più alta. Per il sostegno al FEAMP 6%, all'AMIF, ISF e lo strumento per la gestione anche dei confini, il 6%. Tassi di rimborso. Interessante anche questo discorso della valutazione. L'autorità di gestione dovrà effettuare delle valutazioni del programma, ma per fare le valutazioni dovrà organizzarsi e contrattualizzare, diciamo, esperti che siano funzionalmente indipendenti. Quindi si vuole responsabilizzare l'autorità di gestione imponendole il vincolo di effettuare una valutazione. E questo però chiaramente la valutazione deve essere fatta da persone che non abbiano alcun legame, devono essere funzionalmente indipendenti proprio per evitare i conflitti di interesse. Ma davanti io vedo delle domande, non posso rispondere alle domande, risponderò alla fine. Le forme di pagamento qui non abbiamo particolari innovazioni, anche nella programmazione 21-27 noi avremo prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamenti del salto. Quindi, diciamo, la gestione dei pagamenti non vede ulteriori modifiche. Il prefinanziamento, invece, vediamo che sarà un prefinanziamento basso, 0,5% nel 21, nell'anno 22 fino al 2026. E come vedete, negli anni, ricorderete, il prefinanziamento era più alto, è andato via via abbassandosi. Vado un po' veloce perché sono soggetto, diciamo, a vincoli di tempo che ho già sforato. La sospensione dei pagamenti è un provvedimento che ci sarà ancora, rimane confermato. Come avete visto, è addirittura stato mutuato all'interno di Next Generation EU. È un provvedimento nel quale appunto la Commissione europea sospende il pagamento di rimborso a fronte delle domande di pagamento che vengono appunto trasmesse a lei, alla Commissione, e lo sospende perché rileva una serie di criticità. Quindi, per esempio, lo può sospendere per una carenza grave del sistema di gestione e controllo, cioè il SIGECO. SIGECO è l'insieme delle tre autorità: autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit. E laddove dovesse emergere che il sistema nel suo complesso non funziona bene, allora potrebbe anche arrivare a un provvedimento di sospensione, che è un provvedimento molto grave, che di fatto determina un po' il fermo del programma, perché ricordo che il circuito finanziario di queste risorse parte con un prefinanziamento annuale della Commissione europea, ma che serve a dare l'avvio, la start-up alla spesa. Tutto il resto della spesa viene anticipato dall'autorità di gestione,
che poi ne rendiconta la spesa direttamente alla Commissione europea, la quale, una volta verificata la regolarità delle spese, appunto, effettua, diciamo così, il bonifico, per capirci. Oppure un'altra situazione può essere che lo Stato membro abbia omesso di adottare azioni necessarie per porre rimedio a una criticità che era stata rilevata. Okay? Oppure le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate ad una irregolarità non rettificata. Quindi l'irregolarità era stata identificata, bisognava, come diciamo noi in gergo, decertificare quella spesa, cioè toglierla dall'elenco delle spese certificate alla Commissione europea, e se questo non viene fatto, appunto, è una delle cause di sospensione dei pagamenti. Per arrivare chiaramente alla sanzione massima, e qui finisce il mio intervento, che è quella della rettifica finanziaria. La rettifica finanziaria è un qualche cosa di più grave, di più pesante, perché fondamentalmente in questa situazione si va a, diciamo, a correggere, a togliere parte del contributo dell'Unione Europea al programma operativo in questione. Quindi diciamo che laddove gli impegni siano già stati assunti, la corrispondente quota di riduzione deve poi essere integrata chiaramente dall'autorità di gestione. Io ho visto che sono arrivate parecchie domande e quindi mi fermerei qui e rimango a disposizione della Formez, della Commissione europea, e soprattutto di voi partecipanti per eventuali domande, chiarimenti o ritornare su qualche aspetto che volete trattare. Perfetto, Mauro, grazie mille chiaramente per questa presentazione molto interessante. Ci sono comunque alcuni aspetti che i partecipanti chiedono di precisare. Dice, ingegnere, lei ha detto che il fondo di coesione non è utilizzabile per l'Italia. Che differenza c'è tra il fondo di coesione e il fondo di sviluppo e coesione? Ma il fondo di sviluppo, allora, diciamo che il fondo di coesione non è che non sia utilizzabile per l'Italia, l'Italia nella programmazione attuale ha scelto di non accedervi. Fondo di coesione e fondo di sviluppo e coesione sono due cose diverse. Intanto il fondo di coesione è un fondo europeo, il fondo di sviluppo e coesione, anche detto FSC, è invece un fondo nazionale, che serve a realizzare la politica di coesione economica nazionale. Ora io qui avrei bisogno, in genere all'università io presento una diapositiva che è il Tempio della Coesione, si intitola, nel senso che io li spiego come la coesione, la politica di coesione sia realizzata tramite risorse europee cofinanziate da risorse italiane, nazionali, nel nostro caso italiane, mentre diciamo, e un'altra colonna è proprio del Tempio della Coesione, è proprio la coesione, la politica di coesione di tipo nazionale, cioè finanziata con sole risorse nazionali. Questo è un obbligo, è un obbligo. Ora entreremo nello specifico della regolamentazione tecnica. Quindi la differenza è che il fondo di coesione è un fondo europeo, fondo di sviluppo e coesione è un fondo nazionale italiano che realizza la parte nazionale della politica di coesione. È quindi una replica perfetta, la politica di coesione nazionale, della politica di coesione europea, quindi è aggiuntiva, ok, alla politica di coesione europea. Mi fermo qui, se poi c'è bisogno di ulteriori chiarimenti, ne faccio ancora. Seconda domanda e direi anche l'ultima perché poi dobbiamo chiudere. Edoardo Egini dice, si potrebbe obiettare che le regioni cosiddette sottosviluppate lo sono solo relativamente, non assolutamente, rispetto alla situazione economica del nord Europa. Cosa ne pensa l'ingegner Cappello? Ma che non bisogna, diciamo, ho paura che la nostra ascoltatrice o il nostro ascoltatore si sia sentito un po' così urtato nella suscettibilità. Non bisogna vedere la dizione meno sviluppate come un'offesa, ma va vista solamente come una sintesi di un indicatore economico. Io vi ho anche spiegato qual è il PIL, ok? E quando questo PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL UE, si ritengono le regioni sottosviluppate.
e meno sviluppate. Ora, se noi prendessimo la regione Lazio, per esempio, ok, e togliessimo Roma, che da sola ha un peso economico enorme, la stessa regione Lazio potrebbe probabilmente passare nell'alveo delle regioni meno sviluppate. Questo lo dico perché la Regione Lazio è la mia regione e non voglio che nessuno, diciamo, utilizzi o si senta in qualche modo offeso dalla dizione meno sviluppata. È un indicatore economico. Ora, relativamente agli altri territori dell'Unione Europea, noi abbiamo la politica di coesione proprio perché vogliamo ridurre queste disparità. Cioè i fondi per la coesione, quindi il FEF, il Fondo Sociale Europeo, mirano a ridurre i divari che ci sono fra regioni meno sviluppate e regioni in transizione e regioni più sviluppate. E è un problema se poi i fondi non vengono spesi, perché se io ho una regione più sviluppata X, che spende i fondi europei, li spende bene, li spende velocemente, e ho una regione meno sviluppata, Y, che quei fondi non li spende o li spende lentamente, alla fine i fondi europei, piuttosto che lenire le distanze, le aumentano. Ok? Quindi qui ne viene la doppia responsabilità che hanno i governanti di quelle regioni meno sviluppate che hanno un ritardo nella spesa, perché il non spendere non è solamente un danno nell'immediato di denaro fermo, immobilizzazione di denaro che in qualche modo è già un danno grave, ma è anche un perdere terreno rispetto agli altri territori d'Europa che invece quei soldi li spendono. E quindi c'è una doppia responsabilità, ok? Anche per noi cittadini che dobbiamo essere impegnati, dobbiamo essere controllori, diciamo, di queste risorse mobilitate. Ancora un'ultima, ultimissima domanda, chiedo scusa se Prego. trattengo ancora un pochino, sempre Edoardo Egini ci dice: temo che con tutti questi finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle riforme, l'Italia possa perdere via via pezzi di sovranità, bene primario di tutta la comunità politica. Cosa ne pensa Ma in io sono di merito? parte, quindi dico subito che io sono di parte, nel senso che sono un grandissimo europeista, ho sempre pensato da ragazzo, mi sono formato sugli scritti di Mazzini e quindi Giuseppe Mazzini, grande eroe risorgimentale, che è stato un primo visionario europeo. Perciò dico subito che la mia risposta è tarata dalla mia passione europeista. Io ritengo che l'Italia, ma tu in generale tutti gli stati membri, abbiano tutto da perdere a non implementare l'Europa in maniera compiuta. Cioè, l'Europa può dare a tutti quanti noi molto di più di quanto noi abbiamo in questo momento. Faccio un esempio, vi faccio solo un esempio numerico. Google è stata quotata in borsa, la società che gestisce Google, ok? E Google è una infrastruttura immateriale, okay, ha superato una quotazione di 1.000 miliardi di dollari. Il bilancio dell'Unione Europea, okay, è di Ecco, ho 1.200 trovato questo miliardi esatto. di euro. Questo che cosa significa? Significa che la stessa Unione Europea, perché il bilancio europeo è in 10 anni, la stessa Unione Europea nel panorama mondiale è piccola. E allora noi come stati membri siamo microscopici, poi non parlo dell'Italia che ha i problemi di bilancio che ha. Quindi io sono uno di quelli che vorrebbe una maggiore autonomia dell'Unione Europea nelle nostre vite, un maggiore impegno, perché con l'Unione Europea noi abbiamo tutto da guadagnare. Ripeto, Google in un giorno 1.000 miliardi di dollari. Unione Europea in 10 anni 1.200 miliardi. Okay? Quindi l'Europa è piccola e l'ulteriore dato a conferma di questo è che uno studio del European Parliament Research Center ha dimostrato che di qui a pochi anni l'economia mondiale cambierà e sarà la prima sarà l'economia cinese, la seconda economia mondiale sarà quella statunitense, la terza sarà quella indiana e solamente la quarta sarà quella dell'Unione Europea. Non ci saranno più stati membri nel G8, stati membri dell'Unione Europea nel G8. Diventiamo piccoli, piccola è anche l'Unione Europea, teniamocela stretta e speriamo di riuscire a implementarla più velocemente possibile.
Abbiamo l'ultima proprio domanda ancora, ma poi ci dobbiamo fermare perché tra un po' si chiude in automatico la stanza e quindi rischiamo di essere sbattuti fuori, diciamo così. Quali finanziamenti per lo sviluppo urbano? Risponda proprio Allora, velocemente in una battuta. è previsto un vincolo, un ring fencing, per la verità era già presente nella misura del 5% dell'importo del FESR nella programmazione 2014-2020, lo sarà anche nella programmazione 21-27. Come sapete, infatti, molti programmi operativi regionali e nazionali avevano nell'attuale programmazione 14-20 un asse proprio specifico dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. Spero di essere stato sintetico, ma preciso. Perfetto, è stato perfetto. Allora, grazie mille per questo intervento. Ringrazio anche tutto lo staff Europe Direct e Stefania Mulas che diciamo, stanno lavorando al back office per fare in modo che l'evento abbia funzionato bene. Come vi volevo ricordare, ringrazio tutti i partecipanti e vi ricordo che slide e registrazione saranno disponibili sulla pagina dell'evento che avete utilizzato per registrarvi e che tra qualche giorno riceverete la mail in cui vi diremo che l'attestato di partecipazione è stato rilasciato. Quindi ancora grazie al dottor Cappello, grazie ai partecipanti e grazie anche a tutto lo staff Grazie di a voi, Europa buona Direct. giornata e buon fine Arrivederci. settimana a tutti. Buona giornata.